Salve, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare Woody, che non sta un attimo fermo per farsi vedere da voi. Questa è la mia versione, spero che sia utile. Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare la testa di Woody avviamo l'anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia un'aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 6 giri. Facciamo ora una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Andiamo a fare per altri 4 giri le nostre 22 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a modellare il viso tirando fuori gli zigomi e distribuendo bene l'ovatta sintetica all'interno. Andiamo a fare 3 diminuzioni nelle prime 3 maglie, in tutto saranno 9 maglie basse. Facciamo ora un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato con quello giallo e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni tre maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 30 maglie basse per altri 14 giri. Andiamo a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato giallo con quello azzurro e andiamo a fare per altri 4 giri le nostre 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica, andiamo a mettere una steca oppure il filo di ferro, ciò che volete all'interno, per dare un po' più di sostegno, e poi andiamo a fare un altro giro di 18 maglie basse. Facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Una volta chiusa la parte possiamo andare a nascondere il filo all'interno del lavoro. Per gli occhi con il filato bianco avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un altro giro di 6 maglie e poi andiamo ad inserire o una perlina oppure quegli occhi a clip, andiamo ad inserire all'interno, al centro dell'occhio. Per il naso avviamo una catenella di 5 maglie, lavoriamo 5 maglie bassissime nelle nostre catenelle e ritorniamo al punto di partenza. Chiudiamo il nostro filo e andiamo a fare con l'ago, andiamo a ripassare, a bloccare il naso cucendolo tra i due occhi. Bloccate prima con gli spilli e andate a ripassare sul naso in modo da fermarlo con ago e filo. Per i denti avviate con il filato bianco una catenella di 4 maglie, chiudete la vostra catenella, la posizionate in questo modo e andate a bloccare con ago e filo la parte. Andate poi a circondare con un'altra catenella che sia abbastanza lunga da circondare tutta la bocca in questo modo e poi andate a riempire successivamente lo spazio che è rimasto tra i denti e la bocca con il filato nero. Con un'altra catenella del color carne andate a circondare la bocca così come vi ho detto e andate a fermare cucendo sopra maglia per maglia.
Con un po' di filato marrone andiamo a disegnargli le sopracciglia e poi blocchiamo il filo sopra, come ho fatto vedere in altri miei tutorial. Per i capelli con il marrone scuro andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a fare una maglia, un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Per questo giro andiamo a lavorare solo 18 maglie basse. Giriamo il lavoro in questo modo, dopo aver lavorato le nostre 18 maglie, e andiamo a lavorare 18 maglie su quelle appena lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia. In tutto saranno 16 maglie basse. Lavoriamo le nostre 16 maglie basse per altri 6 giri. Facciamo ora una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 10 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 8 maglie e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo a cucire sulla testa. Fermiamo i capelli con gli spilli sulla testa, andiamo a dare un po' la forma e poi passiamo con ago e filo fino a bloccare tutto, a cucire bene intorno. Per le orecchie con il filato color carne avviamo una catenella di 4 maglie. Lavoriamo 3 maglie basse nelle nostre 3 catenelle. Nell'ultima catenella andiamo a fare una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Con ago e filo diamo un po' la forma all'orecchio stringendola in questo modo e la andiamo a cucire al lato della testa tra i capelli e la guancia in questo modo. Se preferite potete andare a fare gli occhi ricamati con il filato marrone e poi una pupilla piccolina nera al centro, dopo aver realizzato la parte bianca. Per il braccio avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo per altri 3 giri le nostre 6 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello giallo e andiamo a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno nuovamente 8 maglie basse. Andiamo ora a fare le nostre 8 maglie basse per altri 14 giri. Riempiamo con l'ovetta sintetica e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 8 maglie basse. Lavoriamo per altri 8 giri le nostre 8 maglie basse. Stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovetta sintetica. Per la gamba avviamo un anello magico di 10 maglie con il filato azzurro. Stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 20 giri le nostre 10 maglie basse. Riempiamo con l'ovetta sintetica e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie basse. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Lavoriamo le nostre 10 maglie per altri 14 giri. Stacchiamo il filo e continuiamo a riempire fino a sopra. Nel riempire con l'ovetta sintetica lasciate libera questa parte dove avevamo fatto le diminuzioni in modo che sia snodabile.
Per realizzare lo stivale avviamo una catenella con il filato marrone di 8 maglie, lavoriamo 8 maglie basse da questo lato e poi andiamo a fare 8 maglie basse dall'altro lato della catenella. In tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo a fare un giro di 18 maglie, lavorate però questa volta a costa dietro, prendendo solo la parte di dietro della maglia. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le nostre 12 maglie basse per altri 3 giri. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Con 2 maglie bassissime raggiungiamo il centro dello stivale, qui, la parte davanti. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 8 maglie. Dobbiamo lavorare solo su questo lato dello stivale, in modo da realizzare questa parte qui. Lavoriamo le nostre 8 maglie basse nelle 8 maglie che abbiamo qui davanti. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 6 maglie basse. Giriamo ancora il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 4 maglie basse. Stacchiamo il filo per questo lato e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altro lato dello stivale. Entriamo in questo punto, magari partendo dalla parte di dietro, lavoriamo le nostre 8 maglie e facciamo le diminuzioni come abbiamo fatto da questo lato, da un lato all'altro. Possiamo staccare il filo e andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Fatto questo, possiamo riempire con l'ovatta sintetica e magari andiamo a realizzare una suola con della gomma Eva o del panolenci e lo andiamo a applicare sotto, oppure possiamo realizzare la stessa suola con lo stesso filato, realizzando le stesse maglie della suola di sotto prima di arrivare alla lavorazione in costa dietro. Per realizzare lo sperone dello stivale possiamo utilizzare o lo stesso filato oppure come desiderate, potete anche ripassarlo poi come farò successivamente con un altro filato. Andate a realizzare una catenella di 10 maglie e la dovete chiudere ad anello. La potete inserire già in questo momento oppure successivamente, decidete un po' voi. Andate ad inserire nella prima maglia e chiudete ad anello la parte. Fatto questo, dobbiamo realizzare lo sperone. Per fare lo sperone andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle e la andiamo a chiudere a mo' di pippiolino. Entriamo nella prima nostra maglia e chiudiamo con una maglia bassissima. Possiamo staccare il filo e con ago e filo andiamo a rinforzare un po' questa parte. Con un po' di filo dorato oppure se non l'avete utilizzate del filo giallo, andate un po' a ripassare questa parte qui in modo da renderla dorata. Ripassate un po', in questo modo verrà anche rinforzata e risulterà più visibile. Passate anche nel laterale fino ad un certo punto in modo da far risaltare anche questa parte qui dorata. Andate soltanto con un po' di filo in questo modo e poi ripassate in modo che sia visibile questa parte qui. E fate la stessa cosa anche per l'altro lato. Fate la stessa cosa anche da quest'altro lato, fino a un certo punto.
Passate poi un po' di filo marrone intorno alla parte di sotto della scarpa e bloccate dall'altro lato. Ripassate per fermare bene. Dopo aver inserito un po' di ovatta sintetica nella base della scarpa, andiamo ad inserire la gamba e andiamo a fermare bene con ago e filo. Per realizzare la fibbia ho utilizzato questo filato dorato, ma potete utilizzare qualsiasi filato, quindi anche uno giallo va bene. E andate a fare 3 catenelle, lavorate 3 maglie basse da questo lato della catenella e 3 maglie basse dal lato di sotto della catenella. Staccate il filo e andate a cucire sulla cintura. Questa sarà la fibbia. Per la cintura avviate una catenella di 30 maglie e lavorate 30 maglie basse per altri 2 giri. Staccate il filo e poi andate a cucire in vita. E al centro andrete a mettere la vostra fibbia. Bloccate la cintura con gli spilli e poi andate a cucire per bene fino a fissarla. Il fodero è composto da 2 parti. Facciamo prima la parte di dietro. Avviamo una catenella di 9 maglie e lavoriamo 9 maglie basse nella nostra catenella. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia. In tutto saranno 8 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo la diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Giriamo e facciamo la diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Giriamo e facciamo la diminuzione dell'ultima maglia e possiamo staccare il filo, saranno in tutto 5 maglie basse. E possiamo staccare il filo. Questa sarà la parte di sotto, ora dobbiamo fare la parte che viene sopra. Per la parte di sopra del fodero avviamo una catenella di 5 maglie, lavoriamo 5 maglie basse nelle nostre 5 catenelle. Giriamo e facciamo la diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 4 maglie basse. Lavoriamo le nostre 4 maglie per altri 2 giri, stacchiamo il filo e poi andiamo a cucire sul fodero in questo modo. Andiamo a cucire al centro, tralasciando un po' la parte di sotto e un po' la parte di sopra. Dobbiamo fare in modo di cucirlo in questa maniera. Mettiamo la parte punta di sotto verso il centro e cuciamo i 2 lati soltanto. Andiamo a cucire questo lato e quest'altro lato. Cuciamo le 2 parti del fodero in questo modo, da un lato e dall'altro. Blocchiamo questo lato e poi andiamo a bloccare anche l'altro lato, allo stesso modo. Per dare un maggior sostegno potete aggiungere dietro un po' di panolence o di gomma eva e poi andate a cucire qui sulla base della cintura, in questo punto tra la cintura e il fodero. Per il foulard che ha al collo prendete un po' di panolence, un po' di stoffa rossa, la piegate, la tagliate a triangolo, lasciate un po' la parte lunga per realizzare il fiocco e andate a cucirla al collo, la andate a fissare con qualche punto di cucitura. Per il colletto avviamo una catenella di 20 catenelle e lavoriamo 20 maglie basse nelle nostre 20 catenelle. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Facciamo un giro di 20 maglie basse lavorate in costa dietro. Un aumento della prima maglia, un aumento dell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie e stacchiamo il filo. Posizionate il colletto in questo modo dopo aver applicato il foulard e andate a cucire solo sulla base di sotto, qui, tra la camicia e il collo. Lo dovete posizionare in questo modo. Fate un po' la V davanti e andate a cucire tutto intorno. Andate poi a cucire le gambe sotto e le braccia al lato della spalla e realizzate dalla gomma eva o dal panolenci dei bottoncini, 2 per la camicia e 2, uno per i 2 polsini.
Per realizzare i polsini avviamo una catenella di 10 maglie, lavoriamo 10 maglie basse nelle nostre 10 catenelle. Facciamo un altro giro di 10 maglie e stacchiamo il filo. Andiamo a cucire alla base del polso e andiamo ad applicare il bottoncino o cucendolo oppure ingollandolo. Inseriamo bene gli stivali all'interno delle gambe e andiamo a cucire bloccando per bene. Dobbiamo scendere giù fino a questa altezza in modo da inserire bene la gamba all'interno. Andate a realizzare le righe. Io ho passato semplicemente il filo sottile, l'ho passato da un lato all'altro e ho realizzato, come ho fatto vedere in altri tutorial, andate a guardare gli altri tutorial per vedere come realizzare le righe tipo Harry Potter e altri lavori che ho realizzato. Ripassate sopra e bloccate le righe. Andate poi a realizzare il giacchino. Io l'ho realizzato con il panno Lenci, ho realizzato un rettangolo e poi ho tagliato i bordi laterali in modo da realizzare il giacchino. Ho poi aggiunto le macchie, sempre con un po' di gomma Eva o panno Lenci, in questo modo, oppure potete andare a ricamare. E ho ritagliato anche dal panno Lenci dorato la stella, potete volendo anche ricamarla come desiderate. Andate poi con un filo nero sottile a bordare il vostro giacchino. Partite da una parte in questo modo e andate a realizzare le vostre lineette partendo da un lato fino a raggiungere nuovamente il punto di partenza. Fate la stessa cosa anche per il giro manica. Passate in questo modo e andate a realizzare tutto il contorno in modo da rifinire il vostro giacchino, il vostro gilet. Incollate o ricamate i bottoncini sulla camicia e sul polsino. Andate a realizzare le dita come ho fatto vedere in altri video, come realizzare queste dita. Per il cappello avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato marrone. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo 24 maglie basse in costa dietro. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 3 giri. Lavoriamo in costa dietro e facciamo ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Stacchiamo ora con questo filato, andiamo a prendere un marrone un po' più scuro e andiamo a lavorare a punto gambero, oppure se preferite potete andare a rifinire come avete fatto con il giacchino, andate a rifinire con ago e filo come vi ho fatto vedere. Andate a realizzare in questo modo il vostro punto gambero per tutto il cappello. Terminato potete staccare il filo, andate a nascondere all'interno e date un po' la forma al cappello. Girate un po' le due parti esterne e piegate la parte centrale in questo modo. Con il filato più scuro che avete utilizzato per fare il contorno andate a passare più volte e a bloccare con l'ago questa parte qui del cappello. Circondate un po' di volte e fermate con ago e filo.
Ed eccolo qui, questa è la mia versione di Woody, spero che il tutorial vi sia utile e gradito, non è molto complicato da realizzare come avete visto, ho aggiunto anche qui un pallino rosso con della gomma Eva o del pannolenci come preferite, ho fatto anche la base dorata così come ho fatto anche le altre cose. Spero che il tutorial vi sia utile, vi aspetto tutti al prossimo, condividetelo, fatelo conoscere ai vostri amici ed invitateli ad iscriversi al canale. Iscrivetevi anche voi se non l'avete fatto, condividete su tutti i vostri social in modo da far partecipare a tanta gente, magari ci sarà chi vuole realizzarlo, fatelo conoscere un po' in giro. Grazie e alla prossima, ciao ciao, fatemi le vostre richieste. E aspetto i vostri saluti. Ciao, un bacio. Vi mostro un po' dietro le quinte che Woody non sta un attimo fermo. Deve farsi la foto, ma non vuole. E assume delle posizioni strane. E si sta divertendo. Woody, ma come ti metti? Sistemati bene, fai vedere sotto la scarpa. Sotto lo stivale potete andare a ricamare o a scrivere con un pennarello il nome a chi volete regalarlo. Buono! Woody non sta un attimo fermo e comunque questo è il tutorial. Buono! È divertente! Ciao ciao! Woody, ma che modi sono? Come ti sei messo? E Woody, stai un po' buono, fermo. Sta fermo e devi fare la foto. Un po' calmo. Ed eccolo qui, questo è il mio Woody terminato, spero che il tutorial vi sia utile e gradito, condividetelo con i vostri amici, fateli iscrivere al canale, stai un po' fermo Woody, vi saluta, vi dà un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial, condividetelo con i vostri amici e fateli iscrivere al canale. Ed eccolo qui, questa è la mia versione di Woody, spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Woody, stai fermo. Vi aspetto al prossimo tutorial, condividete il video e fatelo conoscere ai vostri amici. Woody ed io vi mandiamo un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspettiamo al prossimo. Ciao ciao, alla prossima!